Puntata dedicata agli aforismi, tratti dal mio secondo libro, Fragile come un fiore di cristallo, di Intermedie Edizioni. È possibile sfuggire da un luogo, dalle persone, giammai da un ricordo. Uno spirito libero non potrà appartenere che a se stesso. Non si muore di un rimpianto, ma non si vive di un rimorso. Quando sei sul palcoscenico della vita e debutti nel primo spettacolo, non importa il tutto esaurito, ma quell'unica sedia vuota. Ciò che sprigiona forza e volontà affascina, ma allontana. L'orgoglio potrà avere un'unica amante, la presunzione. Insieme riusciranno a crearsi intorno terra bruciata. E poi c'è quella stanza buia e segreta, di cui nessuno conosce l'esistenza, senza luce né aria, dove non permetti nemmeno al vento di penetrare. Anche la rosa più bella muore tra le braccia della menzogna. La vita è una partita. Chi gioca a carte scoperte spesso perde e chi bara vince qualche mano. Chi sa giocare davvero vince sempre. La follia si specchierà e dal suo riflesso vedrà il volto del suo amante. È nella calma apparente che si celano inganno e pericolo. Le anime sanno riconoscersi anche quando i corpi sono lontani. La pioggia lava via ciò che è visibile, ma ingrossa e fa straripare il fiume dei ricordi e nessuna diga riesce a trattenerlo. Quando ti rimiri allo specchio e vedi una corazza, sei pronto per girovagare all'interno della tua anima, una fortezza inespugnabile. Non si vive un sogno finché si abita un ricordo. Non si può cercare un ricordo mentre abbracciamo un sogno. La vita racchiude attimi, perle di felicità e fiumi di incertezze. La consapevolezza che tutto passa ci invita a vivere e non sopravvivere. I poeti non nascono e non muoiono. Attraversano la vita senza appartenere al tempo e ai luoghi. Sono angeli e demoni. Volano tra le stelle e sprofondano agli inferi. I poeti sono poesia. Nell'attimo in cui ci si rende conto che l'indifferenza estrema per qualcuno è talmente forte, non si prova alcuna emozione e si può andare incontro al proprio destino.